Buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento col telegiornale. Cominciamo con la cronaca come sempre. Il corpo di un 64enne è stato recuperato questa mattina intorno alle 4 a Riccione all'interno di una roulotte parcheggiata nella zona del Luna Park. L'uomo, originario di Popoli, nel Pescarese, è stato identificato dai carabinieri di Riccione. La roulotte era in precarie condizioni igienico-sanitarie. È davvero agghiacciante la scoperta fatta dai carabinieri di Rimini che in 5 appartamenti della città hanno trovato 34 stranieri di nazionalità bengalese, cinese e senegalese che vivevano in precarie condizioni igienico-sanitarie tra pavimenti sporchi, cucine incrostate e imbrattate di unto, residui di cibo decomposto, umidità e muffa diffusa alle pareti ed erano costretti a dormire in piccoli letti a castello o su materassi accatastati a terra. Due riminesi con proprietà di un immobile sono stati denunciati insieme ad un trentenne cinese in ottemperanza al decreto di espulsione e quindi clandestino. 18 le sanzioni irrogate. Dopo giorni di voce e indiscrezioni, è stato lo stesso presidente del Consiglio ieri a dare l'ufficialità. L'ex presidente della nostra regione, Vasco Errani, è il commissario straordinario del governo per la ricostruzione post-sisma nel centro Italia. Vediamo il servizio. Non sarò un commissario calato dall'alto. Per me la cosa fondamentale è il territorio, dunque i sindaci, il sistema istituzionale, le regioni, il governo, lo Stato, che è fatto per me dal sistema istituzionale, dai volontari, dai cittadini. Ecco, cerchiamo di aiutarci. Dopo giorni di voci e di indiscrezioni, adesso è arrivata l'ufficialità. La ricostruzione del post-terremoto nelle regioni del centro Italia sarà affidata a Vasco Errani. L'investitura per l'ex presidente della regione Emilia-Romagna è arrivata dal presidente del Consiglio Matteo Renzi al termine dell'incontro bilaterale Italia-Germania con Angela Merkel tenutosi a Maranello. La scelta è caduta su Errani perché, come si legge in una nota diramata dal Consiglio dei Ministri, ha alle spalle un'esperienza maturata quale commissario delegato per l'attuazione degli interventi sui territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, un compito non facile che ha assolto con sensibilità, esperienza e grande correttezza. Il neocommissario straordinario del governo per la ricostruzione riferirà direttamente al Presidente del Consiglio, opererà il coordinamento con le amministrazioni statali in raccordo con i presidenti delle regioni interessate dal sisma e con i sindaci, nonché in stretto contatto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e privati e infrastrutture. Dopo aver sempre mantenuto totale riservatezza, evitando qualsiasi dichiarazione nei giorni in cui si moltiplicavano le voci su questo suo possibile incarico, Errani in conferenza stampa ha rotto il silenzio, annunciando che per me quello che conta è il territorio, i sindaci, il sistema istituzionale, i volontari e i cittadini. Andrò nel cuore dei territori e non sarò un commissario calato dall'alto. Il primo impegno, ha poi aggiunto Errani, sarà quello di rispettare trasparenza, regole e controlli. Errani cercherà di costruire insieme perché non c'è un solo modello. Sarebbe stolto pensare, dice l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, a un modello Emilia o Friuli. Prenderemo le esperienze dei terremoti precedenti, ne vedremo limiti ed elementi positivi e baseremo tutto sul modello territoriale. Intanto proseguono senza sosta le scosse di terremoto tra Marche, Lazio ed Umbria ed entra nel vivo l'inchiesta sui crolli. La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di acquisizioni di documenti in diversi enti pubblici nelle sedi delle ditte che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione della scuola di Amatrice, crollata dopo il sisma del 24 agosto. E restando sull'attualità del sisma, si conferma grande il cuore dell'Emilia-Romagna. Ad una settimana del terremoto che ha colpito il centro Italia, le donazioni degli emiliano-romagnoli sul conto corrente unico aperto dalla regione Emilia-Romagna nelle ore successive al sisma hanno superato la soglia dei primi 100.000 euro. Risorse che ora, in accordo con Sergio Fabiani, sindaco di Montegallo, comune del Diascoli Piceno, il comune della zona del cratere adottato dalla regione, saranno destinati alla messa in sicurezza della scuola elementare del paese e della sede del municipio.
Su mandato della Procura di Piacenza, che coordina le indagini, la Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha disposto nella giornata odierna arresti e perquisizioni in diverse regioni dell'Italia centro-settentrionale. In particolare ha eseguito 8 provvedimenti restrittivi e denunciato 14 persone in stato di libertà, tutti soggetti appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente sono stati eseguiti sui questi preventivi per un valore stimato in oltre 150 milioni di euro. La Polfer della nostra regione ha fatto il bilancio della sua intensa attività di prevenzione e repressione dei reati sia a bordo dei treni che negli impianti ferroviari nei mesi estivi, rendendo noti i numeri più salienti. Ce li ricorda in questo servizio la nostra redazione di Bologna. Complice i fatti terroristici accaduti negli ultimi mesi in giro per l'Europa, sono aumentati i controlli a bordo dei treni, dentro e fuori le stazioni rispetto al 2015. La Polfer dell'Emilia-Romagna fa il bilancio delle proprie attività durante l'estate che ormai sta volgendo al termine. Oltre ad arresti e denunce, sono stati identificati in ambito regionale oltre 22.000 persone, meno di un terzo gli stranieri, scortati più di 750 treni e controllati quasi 1.000 veicoli circolanti nelle zone immediatamente adiacenti agli scali ferroviari, 27 gli arresti e 467 le denunce a piede libero. I dati, scrive la Polizia Ferroviaria, mostrano un incremento dei controlli e delle attività rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per via, in particolare, dell'allerta terrorismo. Le stazioni e i treni rappresentano infatti un obiettivo sensibile. Nel dettaglio, i 24 arresti sono stati effettuati per rapina, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con sequestro di 310 grammi di droghe di vario tipo, poi porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, con sequestro di 4 coltelli, 2 cacciaviti e un piede di porco. C'è anche il possesso di documenti di identificazione falsi, l'evasione, furto aggravato, esecuzione di ordinanze di cattura nei confronti di latitanti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tanta anche l'attività di prevenzione e di tutela. Tra giugno, luglio e agosto, ad esempio, sono stati rintracciati 114 minori. Cambia i vertici del 15° stormo dell'aeronautica militare sulla base di Ceria. Il colonnello pilota Giuseppe Massimetti, comandante uscente, è stato sostituito dal colonnello pilota Tommaso Invrea. L'evento, presieduto dal generale squadra aerea Franco Girardi, comandante della squadra aerea, ha visto la partecipazione delle più alte autorità militari, civili e religiose cittadine, nonché di tutto il personale militare e civile schierato. Il 15° stormo dell'aeronautica militare sulla base di Ceria dal 2010 garantisce 24 ore su 24 la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà. Questa attività si unisce a quella di ricerca dei dispersi in mare o in montagna, del trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita e del soccorso di traumatizzati gravi. In questi giorni un elicottero dello Storm è dislocato da Amatrice per dare un sostegno nei soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma. Dalla sua costituzione ad oggi gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato più di 7.200 persone in pericolo di vita. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di Macfruit, perché quella che si celebrerà fra 2 settimane, dal 14 al 16 settembre a Rimini Fiera, sarà un'edizione davvero record. Sono aumentati infatti i padiglioni e i metri quadrati di esposizione, nonché il numero dei buyers e la dimensione internazionale di questa fiera dell'ortofrutta. E nel corso della 33esima edizione verranno annunciati importanti novità per il 2017, come ci conferma il presidente di Cesena Fiera, Renzo Piracini. Noi siamo molto soddisfatti perché questa edizione di Macfruit, che lo ricordo è la 33esima nella storia, ma è la seconda del rilancio della fiera, soprattutto in chiave internazionale, perché si svolge sempre organizzata da Cesena Fiera nei padiglioni fieristici di Rimini, quindi una delle più belle fiere d'Europa. Questo, unito anche al grande lavoro fatto da tutto il team, ci ha permesso di rilanciare già l'edizione 2015, perché la ricordo, l'edizione 2015 ha segnato più 50% dell'area espositiva e 39.000 visitatori, che è un record assoluto mai raggiunto. Quest'anno la fiera cresce ancora in superficie espositiva, i padiglioni da 6 diventano 7, i metri quadri sono 40.000. Soprattutto quello che ci aspettiamo è un grandissimo crescita della parte internazionale, perché già gli espositori, il 22%, sono espositori esteri, ma soprattutto ci aspettiamo tantissimi visitatori esteri. Noi, invitati dalla fiera, quest'anno abbiamo 1.000 buyer,
tenga conto che l'anno scorso i buyer erano poco meno di 400, quindi uno sforzo enorme che diciamo dovrebbe essere coronato, mi auguro, da successo. Ci sono tutte le premesse perché veramente questo sia il McFruit dei record. Nel 2017 McFruit ritornerà a maggio. Maggio è stata diciamo la data in cui si è tenuta la fiera fino dalla prima edizione fino al 2008, poi dal 2009 è stata spostata in autunno. È un ritorno al passato richiesto fortemente dagli espositori, perché siamo all'inizio della campagna, è un periodo più sgombro di altri fieri internazionali, e quindi diciamo all'ultimo giorno del McFruit, quindi venerdì 16, annunceremo le novità dell'edizione 2017, che sono veramente importanti. Ed ora eccoci al TG Estate. Dopo la sigla vediamo quali sono i temi estivi di oggi. Ha preso il via da poco a Casamonti di Alfonsine con una cena con lo scrittore e gastronomo Graziano Pozzetto l'11ª edizione della mostra di piante grasse L'insolito nel quotidiano, ottavo memorial Filippo Babini, a cura dell'associazione Il Mare di Filippo, che ha organizzato queste 4 giornate di iniziative a scopo benefico. Il ricavato di tutte le iniziative, ricordiamo tra le altre una serata di teatro cabaret, un torneo di burraco, la corrida dilettante allo sbaraglio e la sfilata di moda, sarà devoluto infatti in beneficio. Si svolge da domani a domenica la rassegna Cervia Gusta Libre, un circuito di presentazione di idee attorno al mondo del cibo e del vino. Sotto la Torre San Michele si potranno ascoltare storie che abbiano a che fare con il cibo, con un percorso che possa piacere sia ai cittadini che ai turisti, grazie alla presenza di 3 grandi gastronomi italiani. Ci spiega le finalità dell'iniziativa e chi sono i protagonisti delle 3 serate la collega Letizia Magnani, ideatrice e curatrice di questa rassegna. Ascoltiamola. Cervia Gusta Libro è un nuovo formato culturale che ha fortemente voluto l'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Cervia e il sindaco del comune di Cervia, Luca Coffari, che mi ha chiesto di ideare appunto un contenitore culturale dove si parlasse di cultura del cibo. Io mi occupo di comunicazione enogastronomica da molti anni, sono la responsabile dell'ufficio stampa della Salina di Cervia e ho fatto consulenza in questo settore per molti anni, ho scritto alcuni libri, l'ultimo libro di ricette in cucina con il sale dolce, e l'idea era quella di portare alcuni grandi esperti e usare come pretesto i loro libri e raccontare quello che è il magico mondo della cultura enogastronomica. L'edizione di quest'anno è un'edizione già matura, nel senso che sono 3 giorni nei quali avremo come ospiti Davide Paolini, il gastronauta, Sole 24 Ore, la persona che per prima ha parlato di giacimenti territoriali, giacimenti del gusto in Italia. Poi Carlo Cambi, che invece è l'autore di una guida ai ristoranti e osterie d'Italia famosissima e l'autore del Gambero Rosso, che è uno dei libri, delle guide più importanti ormai nella ristorante della ristorazione, volto celebre della prova del cuoco, sarà con noi sabato 3 settembre, e poi chiudiamo in grandissimo stile con Alberto Capati, che è l'autore della storia della cucina italiana, grandissimo esperto di storia della cucina, per moltissimi anni rettore dell'Università del Gusto di Pollenzo, braccio destro di Carlo Impetrini, e con noi ci sarà anche Casa Artusi, perché l'idea è proprio quella di creare sul territorio un momento, un luogo dove si possa parlare di cultura, del cibo e dell'enogastronomia. Torna in questo weekend la grande traversata della Vena del Gesso, un trekking organizzato da Trail Romagna, Trekking Nasturzio e CAI Faenza, che percorre tutto il parco regionale della Vena del Gesso, i luoghi che diedero origine alla grande storia di Faenza, capitale della ceramica. Si tratta di una traversata coast to coast, Tossignano-Brisighella-Tossignano, di 26 km al giorno, con dislivelli che variano dai 1300 ai 1500 metri, un percorso in gran parte su roccia con molti tratti esposti, fatto per escursionisti esperti e ben allenati, calcolando 8-9 ore di marcia al giorno.
ed è stato inaugurato ieri a Imola alla presenza di Jacques Villeneuve, del sindaco Daniele Manca, del presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense e di Diana Zaccherini, promotrice dell'iniziativa, il memoriale dedicato a Gilles Villeneuve, l'indimenticato campione canadese che a Imola corse la sua ultima gara il 25 aprile del 1982, prima del tragico schianto durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio a Zolder. La restaurazione e il ricollocamento del monumento sono stati resi possibili grazie al ricavato della Sfida del Cuore, la manifestazione benefica di CATA che si svolge all'interno dell'Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari di Imola. Ed ora un'occhiata al presente del tempo per la giornata di domani, in collaborazione come sempre col Servizio Meteorologico ARPAE. Anche domani avremo nella nostra regione condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, con possibili deboli velature e evoluzione diurna sui rilievi. Le temperature restano stazionarie, minime fra 19 e 22 gradi, massime fra 27 e 33 gradi. I venti saranno deboli e variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata, l'appuntamento con il nostro TG torna domani alle ore 20.